Un nuovo defibrillatore per il Tribunale Civile di Locri, donazione grazie anche al contributo che arriva dal Fit Walking, la donazione effettuata dall'AIGA. La sezione AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati di Locri, ha invitato tutti i soci e i colleghi a partecipare presso il Tribunale Civile alla cerimonia di consegna di un defibrillatore che è stato donato alla sezione per essere installato presso il Tribunale di Locri. Hanno preso parte all'evento il segretario AIGA, sezione Locri, Elisabetta Macri, l'istruttore e formatore territoriale di Fit Walking, Fausto Certomà, e il presidente del Tribunale di Locri, Rodolfo Palermo. L'idea è nata al fine di poter garantire il diritto alla salute in un luogo ad alta frequentazione, quale appunto il tribunale. Questo soprattutto perché la maggior parte la percentuale di morte per arresto cardiaco oggi è elevatissima ed è una delle principali cause di morte al mondo. Da qui proprio nasce l'esigenza di fornire una struttura pubblica, quale appunto il tribunale ad alta frequentazione, appunto, di un defibrillatore. Si rileva soprattutto se si pensa che se non si interviene sulla persona colpita da arresto cardiaco nell'arco di 5 minuti, la possibilità di salvezza della persona appunto è pari a zero. Ho scelto la disciplina del Fit Walking per raggiungere l'obiettivo dell'acquisto del defibrillatore perché è una disciplina nuova, una disciplina educativa che unisce non soltanto lo sport ma anche il benessere, il divertimento e la salute. Permette al singolo di rapportarsi con altre persone, ma soprattutto crea un rapporto anche con la natura e con l'ambiente esterno. E oggi si realizza l'ennesimo obiettivo del movimento del Fit Walking in Calabria. L'anno scorso una bellissima iniziativa che abbiamo fatto insieme all'AIGA ha prodotto oggi dal ricavato l'acquisto del defibrillatore, un presidio molto importante che può essere un salvavita nel caso sia appunto necessario. Noi speriamo che non lo è, però crediamo che i servizi nei posti pubblici sono fondamentali per la civiltà di un territorio. E lo sport, il Fit Walking in particolare, agisce in questo senso, essendo un'attività non agonistica. Gli obiettivi che si pone sono appunto di salute del corpo della persona, ma anche della salute, diciamo, della civiltà, nel senso che creare i presupposti per stare in sicurezza nei luoghi pubblici, oppure dare l'opportunità a persone che hanno delle difficoltà, ragazzi disabili, ad avere delle gioie che altrimenti non potrebbero avere. Per esempio, noi proprio in questi ultimi anni abbiamo acquistato altalene per disabili, abbiamo fatto andare ragazzine a Lourdes, insomma tante cose belle che solo lo sport e lo sport sociale come il Fit Walking può realizzare. È evidente, insomma, in una cosa, in una comunità in cui operano tante persone, le udienze sono anche motivo di stress, di cose, quindi dico. Può capitare sempre un incidente e questa, la presenza di un apparecchio del genere, veramente è una cosa, una risorsa preziosa per l'ufficio. E ripeto quello che ho detto prima, non soltanto per chi pratica la cosa, gli uffici giudiziari, ma anche nelle vicinanze dovesse verificarsi una cosa, un incidente che richiede l'utilizzazione di questo apparecchio, comunque il tribunale si potrà prodigare per un pronto intervento. A questo punto non ho che da ringraziare a nome del Tribunale per questa bellissima iniziativa, è un gesto di generosità commovente, perché è un momento che dà la cifra dell'atmosfera che si è creata all'interno del Tribunale, l'avvocatura che collabora con le strutture degli uffici giudiziari. Voi lo sapete che da qualche anno siamo tutti quanti impegnati in un rinnovamento delle strutture, un rinnovamento degli ambienti, un'attività di sinergia assoluta tra avvocatura, magistrati e operatori della giustizia. Questa ulteriore iniziativa dell'avvocatura, che si somma a quelle precedenti, quelle relative al contributo fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per il risanamento degli ambienti del vecchio Palazzo di Giustizia, è qualcosa di veramente straordinario. Si lavora tutti quanti su posizioni contrapposte, giudici da una parte, avvocati dall'altro, però ecco, tutti quanti insieme
nel momento in cui si tende a creare un ambiente sano, un ambiente vivibile, collaborare per il benessere di tutti quanti. Un apparecchio del genere, come è stato già detto da chi mi ha preceduto, è veramente necessario, è essenziale. Andiamo a Locri, il processo per procurata in osservanza della pena, 2 assoluzioni e 3 prescrizioni per la rete del latitante Criaco. 2 assoluzioni e 3 non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato è il risultato del processo per procurata in osservanza della pena in favore del latitante Pietro Criaco, svoltosi davanti al Tribunale di Locri. Inserito nella lista dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia e ritenuto uno dei killer di punta della cosca Cordì di Locri, conduceva attività criminali oltre che in Calabria anche in Lombardia e all'estero ed è stato catturato mentre tentava la fuga. La squadra mobile lo ha arrestato per la condanna per tentato omicidio di Antonio Panetta, uomo della Cosca Cataldo, e per associazione di stampo mafiosa. Si nascondeva in una mansarda assieme alla moglie e ai 2 figli, si è arrampicato in pigiama sui tetti pensando di riuscire a dileguarsi, ma è stato bloccato dai poliziotti che con i fari hanno illuminato a giorno l'intera zona. Assolti per non aver commesso il fatto, annunziato Moio e Domenico Spanò, 5 gli imputati, i fatti contestati risalgono al periodo che va tra il novembre del 2006 e il dicembre 2008. Periodo in cui poi Pietro Criaco venne rintracciato e arrestato ad Africo. In sede di discussione la difesa ha sottolineato l'insussistenza dell'aggravante contestata. In sostanza, il non doversi procedere è stato emesso nei confronti di Antonio Iulis, Giuseppe Romeo e Valerio Farcomeni, ritenuto un perfetto sconosciuto invece dal suo avvocato, l'altro imputato Domenico Spanò. Nuova protesta, siamo a Gioia Tauro dei lavoratori Radi, sentiamo quali disagio sopportano. I lavoratori della Radi SRL, società in amministrazione controllata, sono rimasti a braccia conserte per tutta la giornata di ieri a Gioia Tauro, scioperando a causa dei mancati pagamenti dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, la 13ª 2016, la 14ª anno corrente ed anni precedenti. Questa prima giornata di sciopero è stata necessaria, senza escluderne altre, in caso ce ne sia ancora bisogno, se il problema non dovesse risolversi nel breve tempo. Si legge nella nota della Filcams CGL di Gioia Tauro. Oltre 120 padri di famiglia sono preoccupati dello stato della società e di conseguenza anche per il proprio futuro. Oggi sono in sciopero per legittimamente richiedere il pagamento del proprio salario. È da ottobre ormai che non ricevo il pagamento dello stipendio, devo ricevere anche la 13ª e la 14ª dell'anno scorso, oltre anche alle 13ª degli anni precedenti. Non si capisce ancora quali siano le intenzioni sia della curatela che del giudice delegato rispetto alla stabilità di questa azienda e rispetto anche al futuro dei lavoratori. Il problema sociale ora inizia ad essere importante, sono 110 padri di famiglia che non hanno di che vivere se non del proprio stipendio. Se non c'è un intervento serio, quantomeno a sanare alcune mensilità arretrate, difficilmente si daranno delle soluzioni ai lavoratori. È chiaro che i lavoratori sono preoccupati anche del futuro e della stabilità di questa azienda che non sembra oggi avere una prospettiva certa. Questa azienda è stata sequestrata per fatti giudiziari inerenti al titolare dell'azienda. Questa è un'azienda che comunque, a prescindere dalle questioni giudiziarie o meno del titolare, è un'azienda che poteva lavorare e lavorare bene nel territorio, è un'azienda importante, anche abbastanza cresciuta molto negli anni e che poteva dare delle soluzioni adeguate a molte famiglie del territorio. È chiaro che il sequestro ha dato poche soluzioni di vita all'azienda stessa. È vero pure che si devono ripristinare le giuste condizioni di legalità, le giuste condizioni che ci debbano essere e che lo Stato debba fare la sua parte. Però è vero pure che alcune cose vanno fatte anche nel rispetto dei diritti sul lavoro e nel rispetto dei diritti dei lavoratori che oggi invece sono lesi. All'interno del piazzale ci sono varie carenze a livello della tutela
dell'operaio, del dipendente. Niente, non ho visto. Io lavoro in un cantiere all'interno dell'azienda. Quindi non c'è neanche sicurezza all'interno dell'azienda? No, non ci sono le giuste condizioni per poter lavorare in modo tranquillo e senza problemi per l'incolumità. Ha segnalato questo problema alla... Ne sono a conoscenza. E cosa l'hanno detto? Risposte di fatto non ne ho sentite. Se poi hanno fatto dei verbali scritti, questo non lo so. Ma quando è che siete qua? Da stanotte. Da stanotte. Fino al pranzo prima delle risposte? Questo si deciderà col passare della giornata, in base alle risposte che abbiamo. Anche lei tra mensilità? Sì. Tutta ducesima? Sì. Lei è sposato? Sì, padre di due figli. Da quando c'è l'amministrazione giudiziaria, lentamente si è andato. Siamo arrivati in questo stato. Noi lavoriamo qua sempre 12 ore, al mese 1000 euro, 1200, 1100. Però non danno una volta, danno 200, 150. Più la tredicesima che mi hai preso? Niente, 2 anni fa che non prendo la tredicesima. C'è un problema affittopoli per migranti nella piana di Gioia Tauro. Intervento delle forze dell'ordine. Azione congiunta delle forze dell'ordine a Rosarno contro l'immigrazione clandestina e l'occupazione illegale di immobili. Al blitz hanno partecipato polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale e polizia locale. Il quartiere interessato è stato il rione Case Nuove, dove sono state controllate diverse abitazioni date in affitto a tanti extracomunitari. I controlli sono stati effettuati con l'ausilio di tecnici dell'Enel e del Comune. Il fenomeno degli affitti in nero è una vera piaga. Case, casupole e tuguri che hanno le sembianze più di catapecchie che di vera abitazione date in locazione agli immigrati. È diventato oramai un problema igienico-sanitario che riguarda tutta la città, anche perché in queste specie di alloggi vivono ammassati un numero imprecisato e spropositato di migranti al di sopra dei normali standard di convivenza. I controlli congiunti delle forze dell'ordine hanno portato, oltre alla identificazione di chi ci abita, anche l'acquisizione dei contratti dei proprietari quando esistono e hanno disposto alla verifica se le norme di legge sono state rispettate nelle locazioni. Ma è stato proprio il sindaco di Rosarno, Giuseppe Ida, a fornire i particolari di questa operazione interforze. Stiamo conducendo, come promesso, afferma il sindaco, una battaglia senza tregua contro l'immigrazione clandestina e le locazioni abusive, fenomeni che aggravano il problema dei rifiuti. Sono convinto, continua il primo cittadino, che non riusciremo a superare le condizioni di degrado in cui si trova il paese fino a quando non saremo in grado di eliminare questa prassi oramai consolidata di affittare in nero case e catapecchie e metterci dentro in pochi metri quadrati il maggior numero possibile di persone che usufruiscono di utenze senza pagare i tributi e riversano i rifiuti prodotti in discariche abusive. Nelle verifiche sono state prese in considerazione 5 appartamenti e identificati 18 extracomunitari. Sono state messe una contravvenzione ad un cittadino del luogo per aver affittato in nero l'immobile e una denuncia penale per allaccio abusivo e furto d'acqua dalla condotta idrica comunale. In particolare la Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti mirati su 5 immobili sottoposti a controllo per verificare se sono in regola o meno. Il sindaco di Rosarno proclama ancora una volta con forza che ogni forma di illegalità non sarà più tollerata. Rosarno, conclude il primo cittadino, deve tornare ad essere una città decorosa e non ci fermeremo fino a quando non raggiungeremo il nostro obiettivo. Si terrà dal 13 al 15 gennaio, siamo all'agenda, in Piazza dei Martiri, all'interno della tendostruttura allestita dal Comune di Locri, Beer Locri Winter, l'immancabile appuntamento per gli amanti della birra artigianale. Bird Production, in collaborazione con Birdland Studios, scuola di cinematografia e comune di Gioiosa Ionica, organizza per oggi un workshop di recitazione con Nick Mancuso presso l'auditorium comunale di Gioiosa Ionica.
Venerdì 13 domani, ore 15, presso la Sala del Consiglio di Locri, presentazione del progetto esecutivo di riqualificazione dello stadio comunale di Locri con terreno in sintetico. Alle 16.30 l'incontro dibattito sui campi sportivi tutti della Locride, criticità e prospettive. Sempre domani, ore 19, liceo Ivo Oliveti a Locri, in contemporanea con oltre 300 licei classici italiani, prenderà parte alla terza edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico per promuovere la validità formativa di questo indirizzo. E poi sabato 14 in mattinata 9.30, Roccella Ionica presso Ex Convento dei Minimi, convegno sulle problematiche della pesca professionale italiana. Lettura dei titoli delle principali testate calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Vediamo l'apertura che riserva il Quotidiano del Sud, un virgolettato: ho fatto uccidere chi uccise mio padre. Imputata insieme ai familiari, si attribuisce uno dei più afferrati delitti della faida. Confessione sciocchi di Patania, componente della nota famiglia di Stefanaconi. Svelato anche il ruolo di un'altra persona, poi ammazzata, aveva indicato dove abitava la vittima. Ci occupiamo di maltempo, vedete una strada della Presila Catanzarese coperta da neve, ghiaccio, bruno, non possiamo gestire l'emergenza. L'appello del presidente dell'UPI al governo. Continuiamo, Paola, due docenti fanno a botte davanti agli alunni, è accaduto in un istituto superiore un calcio nella gamba e in risposta una tirata di capelli. Crotone, questione budget, Marrelli e muro contro muro, nessuna concessione da scura. Reggio Calabria, chiesta la conferma delle pene ai Cacciola, siamo alla giudiziaria nel taglio basso, il processo d'appello contro gli aguzzini della testimone di giustizia Multari, in primo grado riconosciuti colpevoli di maltrattamento e sequestro di persona. Lamezia Terme per la cronaca, escalation criminale, due auto date alle fiamme, la rivendita è del genero di Giampà. Chiudiamo con Gazzetta del Sud che riserva questa apertura. Aeroporto, lo stretto unito nella lotta. Il messinese Garofalo, vicepresidente della Commissione Trasporti, sollecita Del Rio. Si moltiplicano intanto le iniziative in difesa dello scalo in attesa della grande manifestazione popolare di sabato. Diamo al taglio alto il titolo sottotestata. Settine di protesta alla Radi, i lavoratori non ricevono gli stipendi da 4 mesi. Vedete la protesta pacifica davanti alla sede della Radi a Palmireggio. Il 21 gennaio riaprirà invece il parco Caserta. Chiudiamo con Spalla, sempre dalla città dello stretto, gli occhielli, auto gelate a Reggio, gravi disagi in molte scuole cittadine sia di Reggio città che anche in provincia. Rosarno, immigrazione clandestina e affitti in nero, giro di vite. Melito, verde pubblico affidato alle cure di 4 operai, poi Locri, il commissario dell'ASPI 5 ispeziona l'ospedale Locrese. Le condizioni del premier Paolo Gentiloni, angioplastica per Gentiloni dopo un malore, tutto bene, intervento ampiamente riuscito. Maria De Filippo a Sanremo, mi fido di Conti, ho detto sì. Festival di Sanremo, dunque partecipazione a titolo gratuito della De Filippo. Era l'ultima notizia per quanto riguardava i quotidiani calabresi e i relativi titoli di prima pagina. Situazione meteo con il grande freddo destinato ancora a durare, anche la pioggia, la neve, soprattutto il gelo, e poi i titoli di coda del nostro TG. Grazie per averci seguiti. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovasche. In montagna, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. È tutto per questo giornale. Riepilogo. Assunzione di medici e primari convocati, incontri con le aziende. Intanto ieri Brancati visita Locri e si accerta delle criticità.
la squadra di calcio dei New York Cosmos, comprata da un calabrese, Rocco Commisso. Avvicinamenti nei commissariati nella provincia Regina, tutta una serie di cambi al vertice. Aeroporto, oggi riunione in provincia, l'onorevole D'Ascola chiama ancora una volta in causa Del Rio. L'AIGA dona un defibrillatore al Tribunale Civile di Locri, gesto nobile grazie al contributo anche del Fit Walking. Protesta lavoratori Radi, mancato pagamento degli stipendi e situazione disagiata di lavoro.